Buonasera, bentornati all'informazione locale di RTA. Allenava per passione la squadra di calcio della Felinese Luciano Michelotti di Corniglio, morto improvvisamente ieri mentre si trovava in ritiro a Pessola di Varsi in campeggio. Fatale per lui un arresto cardiocircolatorio. Non c'è stato nulla da fare per Luciano Michelotti, tecnico della squadra di calcio della Felinese, deceduto improvvisamente ieri pomeriggio a soli 68 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava a Pessola di Varsi. L'uomo era in ritiro nel campeggio Il Falco con i suoi giocatori dallo scorso lunedì. Stava sostenendo ieri una partitella con i giovani atleti quando improvvisamente si è accasciato a terra. I presenti hanno subito dato l'allarme ai soccorritori che sono giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca di Varsi con a bordo l'infermiera specializzata. Nel frattempo, viste le condizioni critiche dell'uomo, dalla centrale operativa di Parma si è alzata in volo l'eliambulanza giunta in brevissimo tempo. I sanitari hanno fatto di tutto per strappare alla morte Michelotti, residente a Corniglio. Vano, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In comune manca l'autospazzatrice per la pulizia delle strade e i pulmini per il trasporto scolastico e il sindaco li acquista di tasca sua grazie alle aziende di cui è titolare. Accade nel comune di Tornolo. In occasione dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Tornolo, il sindaco Renzo Lusardi ha comunicato che le aziende di cui è titolare hanno effettuato una donazione a favore del comune consistente in due pulmini tipo Ducato da adibire al trasporto scolastico e di una autospazzatrice per la pulizia delle strade. Si tratta di mezzi dal valore consistente di cui il comune aveva estrema necessità. Lo scuolabus esistente non era più idoneo al trasporto per far funzionare il centro estivo di Tarsogno e a seguire l'anno scolastico. Non c'erano mezzi, ci si doveva appoggiare a ditte esterne, ma mancava la liquidità. Risorse finanziarie inesistenti. A questo punto le aziende Comec Leader 2000 sono intervenute acquistando due scuolabus da 18 posti, ognuno donandoli gratis al comune di Tornolo. Questo intervento ha fatto sì che, avendo a disposizione personale con i requisiti alla guida per il trasporto, alunni, risolvessimo il problema. Inoltre, sempre le citate ditte, in occasione del campionato italiano di ciclismo, svoltosi anche con passaggi nel nostro comune, è sorto il problema della pulizia delle strade. Il comune di Tornolo è senza spazzatrice. La Leader 2000, costruttrice di macchine per la pulizia industriale, dona gratis una spazzatrice stradale di nuovo al comune. Avendo fatto questi interventi con le aziende citate di proprietà mia e dei miei figli, non ne faccio un vanto personale. È stata solo un'azione per poter far funzionare una macchina comunale che al momento non ha risorse per affrontare determinate spese. L'impegno nostro comunque è tale che in questi pochi mesi di duro e impegnativo lavoro qualche risultato soddisfacente lo diamo a vedere. Ci spostiamo ora ad Albareto, grande successo come sempre per i Cheravà che in concerto ad Albareto appunto hanno proposto i grandi successi intramontabili di Fabrizio De André. E forse gli avrò aspettato, votando in silenzio le tasche già gonfie, quelli che aveva rubato, ma io senza leggere dai, mamma mia, quegli altri, sono tutti io, ma io senza leggere dai, mamma mia, quegli altri, sono tutti io.
Serata speciale questa di Albareto, al Parco dei Pini sta andando il concerto dei Chiaravà, una serata che è stata organizzata appunto dal nostro corpo bandistico di Albareto, dalla Proloco e dall'amministrazione comunale. Siamo riusciti ad avere questa forza tutte e tre per riuscire a dare al nostro paese una serata speciale. Questa sera ci siamo trovati qua per il concerto dei Chiaravà dopo alcuni appuntamenti molto importanti che abbiamo avuto nel mese di agosto come Proloco, dopo la festa in pigiama il 15 d'agosto, che sono state due feste molto importanti e molto sentite da parte delle persone. Anche questa sera ci siamo trovati con un pubblico folto molto partecipe, quindi siamo molto contenti come Proloco. Ringraziamo la partecipazione del Corpo Bandistico d'Albareto e l'amministrazione comunale d'Albareto. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Arriverà gli occhi e le battute della gente, una curiosità di una ragazza e ridere, che mi avvicina solo per un suo dubbio pertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai mari, che siamo più forniti della virtù non è apparente, tra tutte le virtù la più decente. Come amministrazione comunale siamo molto contenti questa sera e è stato un onore per noi accogliere i Chiaravà come corollario a tutti questi eventi che si sono successi con grande partecipazione quest'estate. Stasera c'è stata una grandissima partecipazione da parte della gente per questo meraviglioso gruppo che ci porta sulle memorie di De André. Speriamo di rinnovare tutti gli anni, di mantenere questo evento con così alta qualità anche nei prossimi anni e con la collaborazione con la Proloco e il Corpo Bandistico d'Albareto, che sono stati i promotori, per cui ringrazio sentitamente a parte dell'amministrazione comunale. Vi ricordo, amici ascoltatori, telespettatori, due appuntamenti importanti dove RTA è protagonista. Il primo al Rustico con l'addio all'estate, festa naturalmente che raduna un pochettino tutti coloro che sono stati in Valtaro in questa estate estremamente torrida, con protagonista Daniela Bassi direttamente da RTA. Questo venerdì 23 al Rustico, prenotate. Un altro importantissimo appuntamento all'interno della Fiera Millenaria del San Terenziano, esattamente nella serata di Calle, dell'amico Calle, il 29, ci sarà uno spunto per parlare di quello che erano gli abiti da sposa qualche anno fa. Torneremo a ritroso di 80-100 anni e sarà il giorno 29 all'interno della festa di San Terenziano, con Calle protagonista e con gli abiti da sposa vintage. Vi aspettiamo.
promozioni estive la Ferramenta Franza. Grandissima novità la Ferramenta Franza. Dopo mesi di prova siamo diventati concessionari e punto assistenza delle bici a batteria Kawasaki. Vieni a visionare e a provarle gratuitamente. Può essere tua a soli 90 euro al mese. Eccezionale opportunità, valigette complete di utensileria meccanica al 20% di sconto. 7 birrerie in PVC. In colori marroni, grigio e bianco. Sdraio, sedie, poltrone, tutto a 20% di sconto. Tubi per innaffiare, acquista due rotoli, uno in omaggio. Vanghe, zappe, roncole o marasse, tutto al 20% di sconto. Eccezionale offerta sulle fuciliere, a partire da 149 euro. Forni e barbecue, rosso fuoco al 20% di sconto. Nebulizzatori, a batteria e manuali, incredibile, 35% di sconto. Per un'alimentazione sana e corretta passa nei punti vendita ortofrutta della Nuovo Montelli a Borgo Valditaro. Una scelta di frutta e verdura di primissima qualità. Per tutto questo ortofrutta Nuovo Montelli, via Europa 18 e in via Cassio 16 e 18 e al mercato tutti i lunedì. Nuovo Montelli Ortofrutta, sempre più vicina alle esigenze del cliente. Clamoroso la Nuovo Montelli, cocomere 0,49 al chilogrammo, mela Royal Gala 1,39 al chilogrammo, disponibile inoltre pomodori per salsa, solo la Nuovo Montelli, clamoroso. Se qualcuno ti contatta dicendoti che un tuo familiare è nei guai e ti chiede soldi per risolvere il problema, attento, è quasi di certo un truffatore. Ti dirà di essere un avvocato o un agente in borghese. Non avere timore, tu chiama subito i carabinieri, quelli veri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati, in Largo Roma, a Borgotaro, potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche. Estate calda nei prezzi da Fortunati Bruno. Ne volete un esempio? Cucina 90x60 con portabombole e forno a gas sotto costo 349 euro. Lavatrice 6 kg Secom, 1000 giri centrifuga, programma rapido ad euro 199. Si avvicina la brutta stagione, magari voi non ci pensate, però stufa a infrarossi Made in Italy Bartolini a euro 59. Con Fortunati non ce n'è per nessuno. Da Fortunati Bruno, un'offerta per ciascuno. Millenaria di San Terenziano 2019 a Isola di Compiano. 5 giornate zeppe di eventi straordinari. Si inizia il 24 agosto con la processione dei Cristi della Val di Vara. Giovedì 29 cena con piatti misti in compagnia di Alberto Calle. Venerdì 30 cena a base di piatti di terra e di mare in compagnia di Paolo Bertoli. Sabato 31 agosto esposizione di rapaci, mercato ambulante, trattori d'epoca, mostra motoseghe a cura di Walter e Giuseppe Busi, spazio bimbi con laboratori creativi anche a tema storico. Esibizione con moto da trial a cura del team Abeto e in serata cena in compagnia con l'orchestra di Luca Canali. Domenica 1 settembre continua il mercato ambulante, spettacolo equestre, sbandieratori e musici di Filizzano. Serata con cena in compagnia dell'orchestra di Roberto Madonia e in chiusura spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo alla Fiera Millenaria di San Terenziano 2019 a Isola di Compiano.
Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Da Baudassi, prezzi bassi. Attenzione, passa pomodori in acciaio professionali a partire da euro 179. Barbecue a carbonella euro 49,80. Set da giardino composto da un divanetto, due poltroncine e il tavolino euro 229. Tavoli richiudibili con vari colori, strutture in acciaio verniciato, misura 180 x 75 cm, euro 55. Lavatrice San Giorgio classe A++, 6 kg, 1200 giri ad euro 269. Frigorifero San Giorgio euro 249. Prestagionale agosto-settembre, stufa legna a pellets scontate del 10%. È inutile ripetere, da Baudassi, prezzi bassi. Dal 23 al 25 agosto, 37esima Sagra di Boschetto. Venerdì 23, ore 20:30, grande fiaccolata. Ore 21:45, predisco con la voce di Elena Giorgi. Dalle 22:30, disco anni 70-80-90 con Taro Taro Strori. Sabato 24, ore 16:30, partenza camminata a ricordo degli amici che ci hanno lasciato. Ore 19:00, a seguire serata danzante con l'orchestra Profumo di Romagna. Domenica 25, ore 12:30 pranzo, ore 19 cena in compagnia delle barzellette di Camilla, a seguire serata danzante con l'orchestra di Mario Zecca. Si consiglia di prenotare ai numeri 320 376 2639 oppure 320 678 7879. Venerdì 23 agosto, a partire dalle ore 20 al ristorante Il Rustico di Borgotaro, festa di addio all'estate con la musica di Daniela Bassi di RTA. Nel corso della festa dell'emigrante che si è svolta a Bardi è consuetudine che nel pomeriggio sotto i portici vengano presentati libri di interesse locale. Quest'anno è toccato ai volumi di Stefano Panizzi e Riccardo De Rosa. Allora, signor Sindaco, oggi c'è stata la presentazione di due libri, il primo sui misteri e il secondo dei Landi. Cosa ne pensa? Ma è bello perché poi uno degli autori ha presentato più di uno di libri sui misteri e molti riguardano anche il territorio. È stata una bella sorpresa anche di sentire parlare di certi paesini abbandonati che noi non ce li ricordiamo. E poi comunque è un mistero anche la storia dei Landi, perché sentire parlare del 1500 e di queste cose che sono successe, questi passaggi di proprietà del castello, di questi modi anche un po' brutali di subentrare queste congiure, insomma ci fa pensare veramente alla storia di questo territorio, insomma di tanti misteri ancora che non conosciamo. Benissimo, speriamo che in futuro ci siano ancora queste presentazioni di questi libri perché sono molto interessanti. Ma quello senz'altro, poi l'intenzione nostra è quello di fare aumentare la cultura di questo territorio, insomma renderla più viva e fare tante manifestazioni che non siano solo feste, ma che oltre ad essere feste siano momenti di aggregazione tra le persone. Professoressa Patrizia Raggio, che oggi è stata presente alla presentazione di alcuni libri. Io parlerò di un libro che verrà presentato, speriamo, l'anno prossimo. Perché? Perché come associazione culturale Il Cammino Valceno, quindi un'associazione che lavora sul territorio, abbiamo presentato un progetto per un volume a Parma 2020, il progetto è stato approvato tra i 35 approvati delle centinaia presentati, per cui l'anno prossimo verrà forse editato questo libro, un libro particolare, un libro storico scritto dal dottor De Rosa che si occupa di storia moderna, quindi parliamo dei secoli 500-700 soprattutto, un libro dedicato un po' alle donne perché sarà un paragone
sulle differenze ma anche sulle uguaglianze tra le donne di casa Farnese e le donne di casa Landi. Il volume verrà accompagnato, speriamo, da una mostra fotografica di un gruppo fotografico parmense che sta in questo momento studiando come sviluppare il rapporto tra le donne di allora e le donne di oggi, le differenze anche in questo caso ma anche le uguaglianze, il lavoro di una donna del 1500-1600, la sua vita e la vita di una donna moderna che lavora fuori casa e che ha forse una vita più complicata, più difficile, ma senz'altro di grandi soddisfazioni spesso. Domani venerdì proseguono a Bedogna in seminario le serate culturali presso la sala convegni con inizio alle 21. Ospite sarà Giuseppe Botti, egittologo originario di Romezzano. Con lui Patrizia Raggio, presidente dell'associazione Il Cammino Valceno di Bardi. Sono davvero tante, come abbiamo già avuto modo di dire la scorsa settimana, le notizie che arrivano dalla società basket valtarese quando manca davvero poco alla ripresa dei campionati. Si è aperta questa più grossa collaborazione fra noi, Fidenza, Fiorenzuola, Calendasco e Ponte dell'Olio, che creeremo un'unica idea di basket giovanile che verrà denominata, penso, la via francigena del basket, anche perché è giusto mantenere legami storici con quello che è una strada che collega proprio i nostri territori, dove ci sarà da lavorare molto sull'aspetto tecnico e dirigenziale, che però porterà a crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Proprio per questo motivo già i primi di settembre, dal 31 di agosto al 2 di settembre, la formazione di Fiorenzuola, che partecipa al campionato di Serie C Gold, ovvero la quarta serie nazionale, verrà a Borgotaro a fare 3 giorni di raduno, disputerà 2 amichevoli di categoria e quindi siamo già tutti invitati a partecipare a questa prima evento cestistico di alto livello che si giocherà proprio al Palasport Bruno Raschi. Poi l'iniziativa verrà abbondantemente presentata con una conferenza stampa dedicata, perché appunto è talmente grossa, un anno che ci stiamo lavorando attorno e sarà una realtà, mi permetto in maniera molto modesta di dire, unica a livello nazionale, perché unire territori così distanti con un unico progetto e con la palla spicchi al centro di tutto non è da tutti i giorni, e soprattutto in territori dove, come il nostro, molto spesso si tende ad emigrare, invece riportiamo qua al centro la pallacanestro, che possa essere anche un veicolo di traino pubblicitario e di turismo per le nostre valli. Ecco, brevemente, prima di sentire Simone D'Elisa, ti chiedo, a scendere il centro edile rimarrà così, Intermodale anche, e così via, no? Sì, sull'aspetto femminile ci saranno le solite 2 squadre, under 18 e under 14 o under 13, adesso decideremo, perché l'under 16 quest'anno abbiamo un buco di annate, preferiremmo farla tutto 18, ma soprattutto continuare a integrare, come abbiamo fatto l'anno scorso, realtà vicine che possano dare spazio alle nostre ragazze. Avremo tutte le categorie mini basket e questo è l'aspetto fondamentale. Abbiamo 110 bambini e bambine già divise per contenitori omogenei, 15 solo maschi e solo femmine su cui ripartire, e sarà un impegno ancora più gravoso perché aumentano i numeri, ma è un aumento che ci fa molto ben sperare, ci lascia veramente solo che entusiasmo per partire, come dicevano prima Simone ed Elisa, per ripartire di slancio in una annata che, almeno dal punto di vista giovanile ma soprattutto anche a livello senior, ci darà tante soddisfazioni. E qui dico, soddisfazioni vuol dire soddisfazioni umane soprattutto, poi se si ottengono quelle si ottengono anche quelle sportive, e non devono essere il contrario, cioè mettere davanti quelle sportive a quelle umane. Prima si costruiscono le persone, dopo arrivano i risultati. Ti lancio l'ultimo spunto. Quest'anno avremo nella prima squadra femminile 2 allenatori, Maurizio Scanzani e Claudio Massari da Fiorenzuola, che sono stati uno dei primi allenatori di Simona, Claudio Massari, insieme a Ivan Evaldi, e l'ultimo Maurizio Scanzani. Quindi secondo me Simona può dirti tanto anche di queste due figure.
Uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, venerdì 23 agosto, avremo nuvolosità variabile, localmente più compatta, associata a piogge e temporali, che potranno anche essere di moderata intensità sul settore appenninico, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime in diminuzione intorno ai 25 gradi, venti deboli dai quadranti settentrionali. I programmi di RTA cominciano alle 20.35 con Driver TV, alle 21.15 i protagonisti comunque, intervista a Franco Brugnoli, alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Per noi è tutto, grazie dell'ascolto, vi auguro una buona serata, a domani.